siccome dopo a Natale c'è solo a Natale, io credo che tutto ciò, specialmente in poesia, noi parliamo sempre del cinema, parliamo del tempo, ma della poesia di Fernando, della vita, come ho detto più volte, la vita di Fernando Rapallo e la poesia coincidono. Quindi anche quando non scrive in versi, parla di poesia. La presenza di Fernando è stata un'attesa dal 78 fino a oggi, è stata lunghissima. Nel 78 abbiamo pubblicato Panico e nel 2008 La Scampagnata. Settembre è qui per lontano di venire alla libreria Cemitano, Beppe. È un sogno essere qui questa sera nella libreria di Beppe Costa. Qui siete in libreria e in personaggio, in poeta, Tony dalle Montalbano. Di questo poeta noto in tutto il mondo. Qu'est-ce que c'est l'imagination? Cos'è l'immaginazione? C'est très simple, molto semplice. C'est l'art de combiner des souvenirs. L'arte di combinare i ricordi. Ni plus ni moins. Né più né meno. Ce n'est pas une fantaisie. Non è una fantasia. Nous ne sommes pas staliniens. Non siamo staliniani. Ni fascisti. Né fascisti. Nous sommes dans un autre monde. Siamo di un altro mondo. Peut-être moins bien. Forse meno bene. Et j'étais là. E je vis un comunista. Io c'ero, mi sono e j'avais andato... peur de voir un comunista che était sindaco. E ho visto un comunista sindaco e temevo questo. E c'était le sindaco de Bologna. Il sindaco di Bologna. Ça fait quelques mois. Pochi mesi fa. E j'attendais voir un sindaco come le sindaco comunista francese. E pensavo di trovare un sindaco come il sindaco comunista francese. Très étroit. Molto stretto. Tout d'un coup. Io qua un sindaco. Invece ho visto un sindaco. Raffaele Sonnon. Cofferati. E cet homme est un homme cultivé. Un uomo colto. E lorsque je suis avec lui, nous parlons. E quando stavo con lui abbiamo parlato. Nous parlons d'infame. Di un uomo. Il sait que j'étais très ami de Samuel Beckett. Sapeva della mia amicizia con Samuel Beckett. E mi parla dei Peggy Guggenheim. De Peggy Guggenheim. Che è un sindaco comunista, mi parla di Peggy Guggenheim. Che un sindaco comunista mi parli di Peggy Guggenheim. J'ai envie de l'embrasser sur la bouche. Mi è venuto voglia di baciarlo in bocca. E le soir, la sera, il pense a cet amour extraordinaire. Pensava a questo amore straordinario. Entre Samuel Beckett. Che ho conosciuto tanti. Puisque lorsque j'étais en prison en Espagne. Perché quando ero carcerato in Spagna. Il a été, je pense, è stato, credo. Pas seulement sa meilleure lettre. È stato non solamente la sua migliore lettera. Sa seule, ma la sua unica lettera. Une longue lettre. Una lettera lunghissima. Pour expliquer, pour une fois. Per spiegare, per una volta solamente nella sua vita. Qu'est-ce que c'est? Così. La création littéraire. La creazione letteraria. De Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim. E j'écris un poème. E ho scritto un poema durante la notte, da solo. A Bologna. A Bologna. Dans un hotel qui s'appelle Roma. All'hôtel Roma, sì. E le lendemain. E l'indomani. Je l'ai lu au sindaco. L'ho letto al sindaco. J'écris un. Je crois que c'est un poème qui est bien. Gli ho detto, forse è un poema che a me piace. Mais j'ai pas d'ordinateur. Ma non ho il computer. E je parle, je l'écris en français et en espagnol. Non posso digitarlo, l'ho scritto in francese e in spagnolo. Come je peux faire pour le taper dans un ordinateur? Mi disse, très simple. Mi disse, non hai pas besoin de le faire. Non lo deve fare lei. Ma secrétaire va le faire. Lo farà la mia segretaria. Ma le poème pornographique. Ma il poème pornografico. Che horreur! Che odore. Allora se vieille dama. Ma questa signora anziana. La segretaria. Tap, c'est long poème parce qu'il est très long. Questo lunghissimo poema. Alla fin vient me voir, alla fine viene da me e mi dice: Monsieur Rapal, signora Rapal, c'est très romantique. Molto romantico. Se chi dans la vie de ce couple. La vita di questa coppia è très intéressant. Ciò che è molto interessante. Parce que. Quelle est la valeur des choses? Il valore delle cose. Toute ma vie, j'étais passionné par cette interrogation. Tutta la vita sono stato appassionato da questa domanda.
Le surrealisme, la I avec l'Italie. Credo che il grande problema del surrealismo sia stato proprio l'Italia. La I avec l'Italie. Parce que dans les groupes surréalistes, le gruppo surrealista, d'abord a été parfumé. Prima c'è stato molto profumo. Par l'existence de encore en Caruana. Di un altro Caruana. Quel est le problème? Pourquoi il a été condamné par André Breton? Perché De Chirico è stato condannato da un italiano e con lui tutto il surrealismo italiano. Puisque Chirico, De Chirico, ouvre enfin ce que nous, Marcel Duchamp et nous, Panique, nous trois, surtout Topor, Topor et moi, puisque Todorovsky, Todorovsky aussi, ce que nous avons essayé de voir. C'est-à-dire comment apporter la science, notre passion de la science, notre frustration de la science. De Chirico voleva quello che poi volevamo noi tre, Jodorowsky, Topor e lui, cioè la nostra passione della scienza. Breton l'aveva aussi. Anche Breton ce l'aveva. Mais la refusé. Ma la rifiutava. De Chirico. De Chirico. Va montrer à travers les trams, qui traversent toujours les mêmes trams, va montrer là comment c'est banal que le temps est relatif. Il va nous le dire. Dimostra banalmente la relativité del tempo. Non, il va démontrer que la relativité du temps est banale. Que la relativité del tempo est banale. Et c'est pour ça qu'il va faire un tram, il va mettre un tram dans presque tout ce tableau. Ecco perché mette un treno in quasi tutti i suoi. Ma se chi apporta a Chirico la l'indeterminazione, c'est-à-dire la meccanica quantica, le temps n'est pas seulement relatif, mais l'espace e la matière est relative. Non è solamente il tempo ad essere relativo, ma anche lo spazio e la materia.